La lettera è presente nella pratica della comunicazione e come elemento narrativo nella letteratura greca fin dalle sue origini, con le più diverse funzioni che poi la storia dell'epistolografia codificherà. La lettera aveva avuto un suo sviluppo in Grecia e Cicerone in età repubblicana si inserisce in una tradizione codificata e diede al genere piena dignità letteraria e precisi caratteri formali. Attraverso le lettere di Cicerone, è possibile ripercorrere il periodo della crisi della Repubblica di Roma che portò al Principato. Sono varie le funzioni dell'epistola: personale e istituzionale, insegnamento e consiglio morale, testimonianza e ricordo documentale, diletto. Per quanto riguarda la Grecia, ci limitiamo a citare alcuni esempi di lettere a carattere narrativo, tratti da Omero, da Achille Tazio e dal Cifrone. Un epistolografo di età imperiale con il quale la lettera fittizia diventa espediente narrativo ideale per mettere in comunicazione personaggi distanti, rivelarne i pensieri più intimi e a volte mezzo per far progredire l'azione. La lettera di Alcifrone che presentiamo è un intimo dialogo a distanza tra due amanti, il commediografo Menandro e la sua Glicera, un personaggio nato dalla fantasia dell'epistolografia di età imperiale che immagina questa corrispondenza e prende a prestito il nome dell'amata da una delle etere che animano le commedie del poeta ateniese. Sono passati più di 2 secoli da quando Cicerone scrisse le sue lettere. Esperienze come quelle di Achille Tazio, di Alcifrone e di altri autori del felice periodo di produzione letteraria sotto i filoellenici Antonini apriranno la strada, secoli dopo, e dopo molte e preziose raccolte epistolari tardo-antiche, medievali e umanistiche, al romanzo epistolare europeo, preromantico e successivo. I greci e i romani muovevano la posta con messaggeri a piedi, a cavallo e con i piccioni viaggiatori, metodi non del tutto sicuri e relativamente lenti. In Grecia i cosiddetti emerodromoi, traducibile come coloro che corrono per un giorno intero, erano dei messaggeri addestrati a percorrere lunghe distanze in breve tempo in completa autonomia. Un emerodromo entrato nella leggenda fu Fidippide, che dopo la battaglia di Maratona nel 490 a.C. percorse i 40 km che separavano Maratona da Atene e, raggiunte le mura della città, urlò alle sentinelle: «Enichekamen», ovvero sia «abbiamo vinto», prima di morire stremato dallo sforzo. Il sistema postale romano avveniva per mezzo di carri o a cavallo ed era organizzato in stazioni di cambio dei cavalli chiamate stationes podite, espressione dalla quale derivò il nome stazione di posta. La rete stradale era composta da 200.000 km e i corrieri potevano percorrere anche 270 km al giorno. L'epistola ha una struttura obbligata, il nome del mittente al nominativo, in dativo quello del destinatario. Il verbo in terza persona è espresso come legei, euketai, dicit o è sottinteso. La lettera viene aperta e chiusa da una formula di saluto come chairei o salutem dicit. Il mittente assicurava anche egli a sua volta che stava bene, come si vales, bene est, ego valeo. Nel congedarsi, il mittente augurava al destinatario erroso, sta sano o tarrida la fortuna, che presso i romani suonava vale curaut valeas. Spesso nelle epistole viene anche specificato il momento in cui sono state composte: scripsi ad te ante lucem. L'epistolario di Cicerone, pubblicato dopo il 32 a.C. dal suo colto Liberto Tirone, si compone di 931 lettere, divise in 4 sillogi in base ai destinatari: Epistule ad Atticum, storico ed erudito di rango equestre, amico di Cicerone fin dall'infanzia; Epistule ad Familiares, indirizzate a parenti e ad amici; Epistule ad Quintum Fratrem, indirizzate al fratello Quinto Tullio Cicerone; e le epistole ad Marcum Brutum, amico e allievo di Cicerone, tra i principali artefici della congiura che portò all'assassinio di Cesare. La maggior parte delle lettere di Cicerone non sono state scritte con lo scopo della pubblicazione, a differenza di quelle di Seneca, e comprendono testi di vario genere: confidenze private che rivelano il retroscena della sua azione politica, i suoi dubbi e incertezze, biglietti scritti frettolosamente, resoconti di avvenimenti politici, lettere aperte destinate alla circolazione. Nelle lettere viene utilizzato un linguaggio colloquiale, il sermo quotidianus, che rispecchia una scrittura confidenziale, affettuosa e personale.
Fu Petrarca a scoprire nel 1345 l'epistolario di Cicerone e a notare per primo come dalle lettere di Cicerone emerga l'uomo diverso dal personaggio politico. Cicerone scrisse al suo amico Attico: «Vorrei che mi scrivessi più spesso. Se non hai nulla di importante da dirmi, scrivi qualsiasi cosa ti venga in mente». Petrarca, nel suo Familiarum Rerum Liber del 1361, indica la necessità della comunicazione a distanza, dell'insanabilis scribendi morbus. Cosa incredibile a dirsi, ho una gran voglia di scrivere e non so cosa o a chi scrivere. E tuttavia, voluttà implacabile, la carta, la penna, l'inchiostro, le veglie notturne mi sono più care del sonno e del riposo. La necessità di comunicare al fratello Quinto trapela da queste lettere che vi leggerò. Hai paura di disturbarmi? In primo luogo mi disturberesti se io fossi indaffarato come pensi tu. Poi sai bene che cosa voglia dire la parola disturbare riferita a chi si dà il bel tempo, però te lo assicuro. Mi dai l'impressione di voler dare una lezione su codesta forma di squisita delicatezza, della quale non intendo beneficiare a nessun costo, se deriva da te. Invece sarebbe mio desiderio che tu sia mi rivolgessi la parola, sia mi disturbassi, sia mi interrompessi, sia discorressi con me. In verità, che cosa c'è di più dolce per me? Mi fai sapere che a malapena sei riuscito a leggere la mia lettera precedente, però, caro fratello mio, in questo disagio non interferisce nessuna delle cose che immagini tu. Il vero è che né ero troppo occupato, né sconvolto, né arrabbiato con nessuno, ma mi regolo sempre in questo modo, cioè qualunque penna mi capiti in mano, io la uso come se fossi in buono stato. Ogni qualvolta che riceverai da me una lettera scritta di pugno del mio segretario, ti venga fatto di pensare che non ho voluto neppure un briciolo di tempo libero. Invece, ogni volta che è stata scritta dalla mia mano, pensa che di tempo un po' ne ho avuto. Abbi per certo questo, non sono stato mai preso più di ora dagli impegni che cause e processi mi impongono, e per di più nella stagione più molesta, con il caldo che mi imperversa al massimo. Epistule ad Brutum. La tua lettera è breve. Sto dicendo breve, ma no, essa è inesistente. Nelle circostanze attuali, Bruto, riduce la corrispondenza con me a 3 misere righe? Piuttosto non avresti dovuto scrivere niente. Epistule ad Familiares. Vi spedisco lettere meno spesso di quanto potrei, perché se ogni momento è infelice, soprattutto quando vi scrivo io o leggo ciò che voi mi scrivete, mi struggo in un pianto difficile da tollerare. Fossi stato meno bramoso di vivere. Almeno nella mia vita non avrei conosciuto niente di male, o non molto. Se la sorte mi ha mantenuto in vita per una qualche speranza di riacquistare una volta o l'altra qualche bene, il mio sarà stato un errore meno grave. Se queste sofferenze sono invece ineludibili, allora desidero vederti al più presto, vita mia, ed esalare l'ultimo respiro tra le tue braccia. Oh, ma infelice addolorato, dovrei ora chiedere di raggiungermi ad una donna di salute malferma, se unita nel fisico e moralmente? Non dovrei chiedertelo? Posso dunque restare senza di te? Penso che farò così. Se ci sarà una qualche speranza del mio ritorno, prendila sicura e datti da fare. Se invece, come io pavento, tutto è perduto irrimediabilmente, cerca di venire da me in qualsiasi modo possibile. Epistule ad Atticum. Mi è molto gradito sapere che tu, pur essendo entrato in possesso di una cospicua eredità, ti sei reso libero da fastidiosi impegni. Quanto al fatto che mi prometti i tuoi averi per agevolare il mio ritorno e che mi aiuterai più di ogni altro in tutti i modi, non disconosco l'importanza del tuo aiuto. Comprendo bene che nella vicenda del mio ritorno tu svolgi un ruolo importante e che sei in grado di sostenerlo fino in fondo, senza che ti debba pregare di farlo. Mi diffidi dal congetturare che abbia urtato la tua sensibilità, qualcosa che io sembri aver commesso o omesso in contrasto con i tuoi desideri. Ti obbedirò e ti libererò da questa preoccupazione. Tuttavia, il mio debito verso di te sarà tanto più grande quanto più generoso è stato il tuo interessamento nei miei confronti rispetto al mio. Vorrei che mi scrivessi che cosa vedi, che cosa intuisci, che cosa si fa, e che spronassi tutti i tuoi amici ad adoperarsi per il mio ritorno. Nell'opera del filosofo Seneca, la lettera diventa occasione per far riflettere il ricevente su questioni sociali, in questo caso la questione del trattamento riservato agli schiavi. L'esposizione delle ragioni di Seneca si snoda secondo il modello della diatriba, una forma di argomentazione filosofica dai toni espressivi accesi e volta alla persuasione dell'uditorio riguardo il proprio pensiero.
Con piacere sono venuto a sapere da quanti provengono da casa tua che tratti familiarmente i tuoi servi. Questo comportamento si confà alla tua saggezza e alla tua istruzione. Sono schiavi? No, sono uomini. Sono schiavi? No, vivono nella stessa casa. Sono schiavi? No, sono umili amici. Sono schiavi? No, compagni di schiavitù. Se pensi che la sorte ha uguale potere su di noi e su loro. Perciò rido di coloro che giudicano disonorevole cenare in compagnia del proprio schiavo. Per quale motivo? Se non perché è una consuetudine dettata dalla più grande superbia che intorno al padrone, mentre mangia, ci sia una turba di servi in piedi? Egli mangia oltre la capacità del suo stomaco e con grande avidità riempie il ventre gonfio e ormai disavvezza la funzione del ventre, tanto da vomitare il cibo con fatica maggiore che a ingerirlo. Le lettere di Plinio. Gaio Plinio Cecilio II, detto il Giovane, nacque a Como nel 61 e fu amico dei più importanti personaggi del mondo politico e letterario del suo tempo. Rimasto presto orfano di padre, fu adottato dallo zio materno, del quale descriverà la morte. Fu nominato tribuno militare in Siria, comandante di uno squadrone di cavalieri e poi questore. Divenne tribuno della plebe, pretore, prefetto dell'erario militare e console nel cento. Le lettere 16 e 20 del sesto libro sono indirizzate a Tacito e sono tra le sue più famose. In questa epistola che vi presentiamo, la lettera 16, Plinio descrive l'eruzione del Vesuvio nell'ottobre del 79, durante la quale morì suo zio Plinio il Vecchio. Mi chiedi di descriverti la morte di mio zio, per poterla tramandare alla posterità con più esattezza. Ti ringrazio. Vedo infatti che la sua fine, narrata da te, avrà gloria immortale. Era a Miseno e comandava di persona la flotta. Il 24 agosto, verso l'ora settima, mia madre lo avvertì di aver visto una nuvola di grandezza e aspetto inconsueto. La nube, che chi la guardava da lontano non era in grado di capire da quale monte sorgesse, si seppe poi dal Vesuvio, protesa verso l'alto, si allargava poi in rami. Mise in mare le quadriremi e salpò lui stesso per portare aiuto. Si affretta verso il luogo dal quale gli altri fuggono, tiene dritta la rotta e il timone verso il pericolo, libero dalla paura al punto di notare e dettare tutti i fenomeni e gli aspetti della sciagura come si mostravano ai suoi occhi. Pomponiano va trasportato i suoi bagagli su alcune barche, avendo già deciso di fuggire, appena si fosse quietato il vento contrario. Trovandolo invece propizio, mio zio arriva, abbraccia il suo amico trepidante, lo consola e lo esorta. Frattanto dal monte Vesuvio risplendevano in più punti ampie fiamme e incendi, il cui chiarore e la cui luce risaltavano di più nelle tenebre della notte. Lui, come antidoto al terrore, diceva che erano fuochi lasciati dai contadini nell'affanno e case abbandonate. La casa vacillava per le fitte vaste scosse e, come sradicata dalle fondamenta, sembrava che si muovesse ora in una ora in un'altra direzione per poi tornare al suo posto. All'aperto si temeva la pioggia dei lapilli, per quanto leggeri e corrosi. Decise di uscire sulla spiaggia e vedere da vicino se il mare fosse praticabile, ma il mare restava desolato ed ostile. Là, riposando sul lenzuolo disteso, chiese una prima e una seconda volta dell'acqua fredda e la bevve. Poi le fiamme e l'odore di zolfo che le annunciava misero gli altri in fuga e lo svegliarono. Appoggiandosi a due servi, si alzò in piedi ma cadde subito. Credo perché la caligine bloccava il respiro e chiudeva l'esofago, che per natura aveva debole, stretto e frequentemente infiammato. Quando tornò il giorno, terzo dopo quello che aveva visto per ultimo, il suo corpo fu trovato integro, illeso e coperto da ciò che aveva indossato. Plinio invia i suoi saluti al caro Cornelio Tacito e caldeggia la fondazione di una scuola a Como, la sua città. Mi rallegro che tu sia arrivato a Roma in buone condizioni. Se mai altra volta ho desiderato questo tuo arrivo, ora l'ho aspettato con brama più intensa che mai. Quando sono stato nella mia terra natale, recentemente, è venuto a salutarmi il figlio maggiorenne di un mio concittadino. Gli ho chiesto, studi? Ha risposto, certo. Dove? A Milano. Perché non qui? E suo padre, perché qui non abbiamo nessun maestro. Perché nessuno? Infatti interesserebbe molto a voi, che siete padri, e opportunamente parecchi padri ascoltavano, che i vostri figli studiassero principalmente qui.
dove infatti o vivrebbero con più piacere che in patria o si tratterrebbero più dignitosamente che sotto gli occhi dei padri o con una minore spesa che a casa. Inoltre, io che ancora non ho figli, sono pronto a dare in favore della nostra Repubblica, come per una figlia o una madre, la sua terza parte di ciò che a voi sembrerà opportuno pagare. Si educhino qui coloro i quali nascono qui, e subito, fin dall'infanzia, si abituino ad amare il suolo natio e a frequentarlo. Nel secondo secolo d.C. i rapporti tra impero romano e cristiani erano ancora molto tesi, ma già si poteva vedere l'inizio di quel processo che avrebbe portato all'accettazione del cristianesimo. Plinio il Giovane, quando era governatore in Bitinia sul Mar Nero, quindi nel 113 d.C., scrive all'imperatore Traiano per chiedergli in che modo dovesse comportarsi nei confronti dei cristiani. La risposta di Traiano mette in evidenza la sua grande moderazione e la difficoltà di individuare una coerenza nelle azioni. I cristiani non vanno cercati, ma se trovati, vanno puniti. È per me un dovere, o Signore, deferire a te tutte le questioni in merito alle quali sono incerto. Chi infatti può meglio dirigere la mia titubanza o istruire la mia incompetenza? Non ho mai preso parte ad istruttori a carico dei cristiani, pertanto non so che cosa e fino a qual punto si sia soliti punire o inquisire. Ho anche assai dubitato se si debba tener conto di qualche differenza di anni, se anche i fanciulli della più tenera età vadano trattati diversamente dagli uomini nel pieno del vigore. Se si conceda grazia in seguito al pentimento, ossia colui che sia stato comunque cristiano, non gioì affatto l'aver cessato di esserlo. Se vada punito il nome di per sé stesso, pur se esente da colpe, oppure le colpe connesse al nome. Nel frattempo, con coloro che mi venivano deferiti quali cristiani, ho seguito questa procedura. Chiedevo loro se fossero cristiani. Se confessavano, li interrogavo una seconda e una terza volta, minacciandoli di pena capitale. Quelli che perseveravano li ho mandati a morte. Infatti non dubitavo che qualunque cosa confessassero dovesse essere punita la loro pertinacia e la loro cocciuta ostinazione. Ve ne furono altri affetti dalla medesima follia, i quali, poiché erano cittadini romani, ordinai che fossero rimandati a Roma. Ben presto, poiché si accrebbero le imputazioni, come avviene di solito per il fatto stesso di trattare tali questioni, mi capitarono innanzi diversi casi. Venne messo in circolazione un libello anonimo che conteneva molti nomi. Coloro che negavano di essere cristiani o di esserlo stati, ritenni di doverli rimettere in libertà, quando, dopo aver ripetuto quanto io formulavo, invocavano gli dèi e veneravano la tua immagine. Nell'istruire i processi di coloro che erano stati a te deferiti in quanto cristiani, hai seguito il procedimento che dovevi. E infatti non si può stabilire qualcosa in generale che abbia quasi una forma inderogabile. Non devono essere ricercati. Se vengono denunciati e se vengono dimostrati colpevoli, sono da punire. Tuttavia, in modo tale che colui che abbia negato di essere cristiano e lo abbia dimostrato con i fatti, cioè supplicando i nostri dèi, benché sospetto in passato, ottenga il perdono in seguito al pentimento. I documenti di denuncia, inoltre, presentati senza firma, non devono avere spazio in nessuna accusa. Infatti, sia è un pessimo comportamento che qualcosa di molto lontano dalla nostra epoca. La moglie di Preto, Antea, si invaghisce del giovane Bellerofonte, che però la rifiuta, non volendo disonorare la moglie del suo ospite. Antea, per vendicarsi del rifiuto, racconta al marito che il giovane Bellerofonte aveva tentato invano di unirsi a lei e gli chiede di vendicare il suo onore uccidendolo. Ma Preto non lo fa. Lo invia in Licia con una lettera dentro la quale c'è la richiesta di far uccidere il latore della missiva. L'allusione alla lettera è esplicita in Omero, che dice «Il re aveva inciso sulla tavoletta molti segni di morte», che in greco è «semata nigra». La moglie di Preto, la bellissima Antea, ardeva dal desiderio di unirsi segretamente in amore con Bellerofonte, ma non riuscì a persuadere l'eroe, che era nobile e saggio. Allora al re Preto ella disse questa menzogna: «Che tu possa morire, Preto, se non uccidi Bellerofonte, che voleva far l'amore con me contro la mia volontà!» Così disse, e udendola il re fu preso dall'ira. Tuttavia non uccise l'eroe, né ebbe timore in cuor suo.
lo mandò in Licia e gli affidò messaggi di morte, funesti messaggi scritti su una tavoletta piegata, ordinando che li mostrasse al suocero per sua rovina. Un genere letterario molto coltivato in età imperiale è l'epistolografia, ossia la corrispondenza epistolare di fantasia tra personaggi storici o inventati. Il carattere di finzione e la tematica erotica accostano il genere a quello della letteratura di evasione, il romanzo. Le lettere, infatti, sono una componente tipica della narrazione romanzesca. Il modello letterario a cui l'epistolografia si riferisce è la Commedia Nuova di Menandro, dalla quale riprende argomenti, situazioni e tipologia di personaggi. Il rappresentante dell'epistolografia d'età imperiale è Alcifrone, vissuto nel secondo secolo d.C., di cui si conoscono 122 lettere suddivise in 4 libri, in base ai mittenti, lettere di pescatori, di contadini, di parassiti, di etere. In esse viene rappresentato l'ambiente di Atene nel IV secolo a.C., a cui Alcifrone si rivolge con un gusto romantico e nostalgico. La lettera che leggeremo è quella di Menandro all'etera Glicera. Io ti giuro, per le dee di Eleusi, per i loro misteri, in nome dei quali ti ho fatto già spesso giuramento anche davanti a esse, Glicera, io solo a te sola, non è per darmi importanza, né perché io voglia separarmi da te, che ti dico e metto per iscritto queste parole. Cosa infatti potrebbe essere più dolce senza di te? Cosa potrebbe esaltarmi più del tuo amore? Quando anche la nostra ultima vecchiaia mi sembrerà un'eterna giovinezza, grazie al tuo modo di essere, al tuo carattere, ci sia dato di essere stati giovani insieme e insieme invecchiare e per gli dèi morire insieme, ma avendone consapevolezza, Glicera, perché nessuno di noi abbia a portarsi nell'Ade alcun rammarico, che l'altro, cioè, possa avere in vita un piacere ancora. Non mi accada di provarne quando tu non ci fossi più, perché quale altro bene mi rimarrebbe? Il retore Achille Tazio, nativo di Alessandria e autore anche di scritti di astronomia, scrisse il romanzo Le avventure di Leucippe e Clitofonte. Egli si era innamorato di Leucippe e i due erano scappati insieme. Dopo un naufragio i due innamorati sono presi da una banda di briganti, ma per fortuna sono liberati poco dopo. Clitofonte e Leucippe vanno ad Alessandria, ma lei è subito rapita dai pirati e Clitofonte si dispera perché la crede morta. Dopo un po' di tempo si sposa con una vedova di Efeso, Melite, ma i due non consumano il matrimonio perché Clitofonte vuole restare fedele alla donna che ama. Per una beffa del destino, Leucippe era schiava di Melite, ma né lei né Clitofonte sapevano l'uno della presenza dell'altro. Mentre Clitofonte crede che Leucippe sia stata uccisa, la ragazza si rifugia in un tempio di Artemide, dove la vicenda riesce a concludersi positivamente una volta che Melite ha dimostrato la sua fedeltà al marito durante la sua lunga assenza. Il romanzo si chiude con i festeggiamenti per il matrimonio fra Leucippe e Clitofonte, ritornati a Tiro. Leucippe e Clitofonte, mio padrone, con questo nome bisogna infatti che io ti chiami, perché sei marito della mia padrona. Per te abbandonai mia madre e scelsi la vita raminga. Per te ho conosciuto il naufragio e ho sopportato la cattura da parte dei predoni. Per te sono stata vittima sacrificata e offerta espiatoria, e sono morta due volte. Per te sono stata venduta e legata con catene di ferro, e ho portato la vanga e ho scavato la terra, e sono stata flagellata. Perché quello che tu sei diventato per un'altra donna, io diventassi per un altro uomo, ciò non sia mai. Lessi la lettera come se vedessi lei attraverso lo scritto, e, mentre leggevo, dicevo a ogni tratto, il tuo rimprovero è giusto, o direttissima. Tutto hai sofferto per causa mia. Sono stato io la causa di tutti i tuoi mali. Salve Leucippe, mia signora. Sono infelice nella mia felicità, perché, pur vicino a te che mi sei vicina, ti vedo soltanto attraverso gli scritti, come se fossi lontana. Se dunque tu sei disposta ad aspettare che si conosca la verità, senza condannarmi anzitempo, sappi che io
ti ho imitata nel conservare la verginità. Se è verginità, c'è anche negli uomini. Se invece mi hai già in odio, senza sentire la mia difesa, ti giuro, per gli dèi che ti hanno salvata, che fra poco ti spiegherò come stanno veramente le cose. Stammi bene, o mia diletta, e tranquillizzati.